Raffaele Fatone si presenta ufficialmente alla città. Raffaele non è stata semplice, ma alla fine la coalizione si è raggruppata e oggi presenta liste, programma e candidati. Sì, diciamo che purtroppo c'è stata tanta sofferenza. Ringrazio il presidente Giuseppe Conte che ha creduto nella mia figura e nel progetto che abbiamo concretizzato. E abbiamo avuto un po' di problematiche burocratiche, ma adesso abbiamo risolto tutto e da oggi ufficialmente parte, anche se con un po' di ritardo, ma recupereremo la nostra campagna elettorale. E la nostra coalizione, chiamata Manfredonia 2050, è composta di quattro liste. Una è la lista del Movimento 5 Stelle, che vediamo qui dietro, l'altra è Città Protagonista, l'altra è E885, Manfredonia Rinasce, e l'ultima, la mia città, la lista del candidato sindaco Fatone. Quali sono le priorità del programma del governo, del possibile governo di Raffaele Fatone? Sì, allora le priorità che poi fondamentalmente sono anche i temi che hanno fatto sì che questa coalizione si generasse e si creasse, sicuramente il bene pubblico e la trasparenza e la partecipazione dei cittadini. Spiegavo spesso a chi ci segue che in questi anni purtroppo è mancata la progettualità attorno al cittadino. C'è stata una mancanza di trasparenza tra la politica e i nostri concittadini. E invece noi vogliamo rivoluzionare questo tipo di politica, anche con degli incontri trimestrali o semestrali, nel quale raccontare ai cittadini il perché poi noi fondamentalmente. Noi cittadini a cui vi sono chiesti dei sacrifici, perché spesso è tipico della politica chiedere sempre al cittadino di sacrificarsi, però il cittadino lo fa anche molto volentieri, ma cerchiamo di spiegare il perché si fanno delle scelte politiche rispetto ad altre o viceversa. E poi ovviamente l'ambiente è il decoro urbano, perché in questi anni, ahimè, l'ordinarietà, la fruibilità del verde pubblico è stata una mancanza o comunque delle strade non fatte. E tornare all'ordinarietà, perché poi se ci pensiamo bene, una città più vivibile per noi e anche allo stesso tempo una città più ospitale per chi viene da fuori. E quindi è un cerchio che si chiude con ovviamente anche il turismo e generazioni ovviamente automaticamente di lavoro. I 5 Stelle saranno sicuramente da traino per questa coalizione che è sostanzialmente civica. Ci sono anche volti, diciamo, del passato, del recente passato della politica, però ne avete fatto una selezione. Allora, noi abbiamo fatto una selezione ben precisa, noi abbiamo tracciato una linea netta. Queste elezioni comunali rappresentano un punto di rottura, un forte punto di rottura da cui ripartire. E noi abbiamo l'esigenza di prendere le distanze da tutto ciò che è stato di negativo che è stato fatto in questi anni, che non significa demonizzare chi ha fatto politica in questi anni. Si può aver fatto politica nel bene o nel male, anche commettendo degli errori. Quando si fa qualcosa c'è sempre qualcosa che va e qualcosa che non va. Quello di cui noi ci siamo e denunceremo probabilmente sicuramente in questa campagna elettorale è chi ha fatto parte di un determinato sistema, ma allo stesso tempo non ha preso le distanze ancora oggi da quel sistema, scegliendo dei progetti che a nostro parere hanno ancora dei legami un po' troppo forti con i poteri economici finanziari e con la vecchia casta politica. Che campagna elettorale sarà, Raffaele? Allora, questa è una campagna Come l'avete elettorale. impostata? Questa è una campagna elettorale che di partenza deve avere necessariamente dei toni abbassati, dei toni bassi, però non dobbiamo fare il gioco di chi ci ha ridotto in queste condizioni. Noi abbiamo la necessità di raccontare ai cittadini perché oggi abbiamo avuto 2 anni di commissariamento per lo scioglimento del comune nostro per infiltrazione mafiosa. Dobbiamo raccontare ai cittadini il perché. Ci sono stati dei buchi in bilancio incredibili, quasi al limite del dissesto finanziario. E questo non lo possiamo fare con una campagna elettorale in fioretto o seduti a un tavolo in giacca e cravatta. Dobbiamo andare per la strada, dobbiamo raccontare ai cittadini in ogni angolo. I cittadini devono sapere, ritornando al discorso della trasparenza, devono sapere quello che è successo e lo devono sapere senza raccontargli delle bugie o senza dire qualcosina in più di quello che è stato, ma raccontargli la realtà delle cose, come sono andate. Come vedi i tuoi competitor, se state lavorando anche a ipotesi di ballottaggio? No, noi non stiamo assolutamente pensando al ballottaggio perché noi dobbiamo vincere le elezioni comunali. Dobbiamo vincere le elezioni comunali perché crediamo che il nostro progetto sia il vero progetto, la vera alternativa
finalmente dopo tanti anni, non so quanti anni, in città c'è la possibilità di votare un progetto alternativo che può vincere le elezioni, anzi deve vincere le elezioni, e lo dobbiamo per due motivi, e lo diciamo per due motivi. Il primo, perché siamo convinti che le nostre idee, i nostri progetti sono assolutamente liberi nel poter scegliere cosa fare e cosa non fare, perché l'ho detto prima, noi non abbiamo, io personalmente che rappresento l'intero progetto Manfredonia 2050, non ho vincoli e legami economici con i poteri economici, finanziari o con la vecchia casta politica, per cui sarò libero di poter scegliere per e solo unicamente per noi stessi e per i cittadini. Ultimo punto, perché è giusto che i cittadini tornino a essere i protagonisti e essere liberati da quella casta politica che, ahimè, è ancora presente e pensa di poter decidere probabilmente nelle segrete stanze 3, 4, 5 persone il futuro e il destino dei nostri figli e dei nostri cittadini.